non deve essere consentito. Presidente, mi consenta, come rappresentante a questo tavolo di Forza Italia, io la invito ad evitare che persone estranee all'Aula possano essere richiamate come razio di un provvedimento normativo, così distorcendo completamente la generalità che deve contraddistinguere il nostro scopo e trasformandolo in una lotta ad personam, che guarda caso è rimprovero che tante volte è stato mosso verso altri fronti. Io trovo che le leggi ad personam, contra personam, non debbano mai essere ammissibili, e la confessione di Cecconi ci dà l'idea di come il Movimento 5 Stelle si muove in asse con una certa parte del Partito Democratico, e io con molto garbo ma con molta tenacia respingo al mittente questo tentativo di strumentalizzazione dell'Aula. Noi combatteremo invece per un conflitto di interessi che possa essere concreto, vero, e speriamo che in quest'Aula, al di là di quelle che possono essere i numeri e le impressioni, possa questo spirito di garanzia e di generalità delle leggi essere sempre costantemente presente. Onorevole Toninelli. Sì, la ringrazio Presidente. Per esprimere la gioia nell'ascoltare le parole del collega Sisto, che rappresenta l'emissario di Silvio Berlusconi mandato in Parlamento e soprattutto mandato in Commissione, a tentare di non solo bloccare e cancellare totalmente una norma già pessima voluta dal Partito Democratico, ma addirittura il collega Sisto e Forza Italia in Commissione hanno cercato di affossare la già ridicola legge Frattini voluta e approvata proprio da Silvio Berlusconi nel 2004. Quindi tutte le critiche, anzi invito il collega Sisto a farcene ancora di più, perché per noi sono complimenti. L'emissario avvocato di Silvio Berlusconi che critica il Movimento 5 Stelle sul conflitto di interessi è la miglior nota di merito che ci sentiamo di portarci dentro. Grazie. Onorevole Bianconi. Anzi, chiedo scusa, c'era prima l'onorevole Scotto. Grazie Presidente. Per provare a riportare questa discussione a un dato di realtà, noi facciamo una legge sul conflitto interessi molto tardi. La responsabilità politica è attribuibile a chi c'era prima e a chi magari ha iniziato la propria cavalcata a Palazzo Chigi annunciando urbi e torbi che in 100 giorni avrebbe sanato quello che i suoi predecessori non erano riusciti a fare nei 20 anni precedenti, e invece ci troviamo dopo 2 anni, dopo questo biennio tanto celebrato in questi giorni, che più che biennio rosso mi pare un biennio grigio, francamente, signor Presidente. Oggi siamo qui, nessuna volontà di costituire leggi ad personam, se ne faccia una ragione il collega Sisto, che magari sulle leggi ad personam è sicuramente più esperto di me. Vorrei che noi andassimo invece al merito delle questioni e proviamo a fare una disciplina sul conflitto di interessi molto più ampia rispetto a quella che precedentemente era stata introdotta anche dalla legge Frattini, per cui vorrei che la discussione stesse al merito piuttosto che a fare le pulci sugli interventi dei singoli colleghi. Onorevole Bianconi. Grazie Presidente. Io non dirò che la legge è una legge ad personam, se no il collega Sisto si risente. Però mi consenta, Presidente, di dire che questa è una legge tardiva. Questo lo posso dire. E ricordo che la storia del modo di legiferare di questa nazione muove spesso da quanto è accaduto e che si è visto essere sprovvisto di norme. Io ricorderò due fatti che sono lontanissimi nel tempo, ma che danno l'esatta idea di quello che voglio dire senza urtare la suscettibilità di alcuni.